Ci colleghiamo con la Provenza, dai, proviamoci Danielino, proviamo a collegarci attraverso Skype con Massimo Verde. Massimo, ci sei? Sì, buongiorno a tutti, carissimi di Radio Amore Napoli, per Amore di Napoli. Io vi abbraccio tutti quanti, eccomi qua. Allora, Massimo, innanzitutto facci immaginare come se tu ci stessi inviando una cartolina. In quale posto della Provenza precisamente sei? Allora, io sono in un posto molto carino e molto storico e molto importante anche per Napoli, perché mi trovo praticamente a Mossan-les-Arpilles, che è nella Vallée des Baux. Sì. Ed è un posto molto bello della Provenza, in effetti, perché oltre ad essere appunto storico e paesaggistico, in effetti pieni di fiori e pieni di olivi anche, è un posto storico perché? Perché ci troviamo in effetti all'origine della famiglia, in effetti, degli Angiò, cioè in effetti i signori De Balzo, che poi in effetti diventeranno poi i napoletani De Balzo, di cui in effetti è stato anche scoperto un palazzetto presso il Maschio Angioino, e sì, farà parte in effetti del nuovo complesso della metropolitana di Piazza Municipio. Sì. In effetti sono proprio venuti, in effetti partiti da qui, cioè dalla Vallée des Baux. Ma che hanno meraviglia. Lasciato questo castello in costruzione che io vedo da lontano, immerso in effetti sulla collina, sulle Arpiglie, così come si chiamano, sì, e immerso poi nel verde, e sono arrivati con la famiglia in effetti di Carlo d'Angiò fino a Napoli, e sono diventati in effetti una grande e ricca e potente famiglia nobile di Napoli, i cosiddetti De Balzo. Quindi abbiamo un legame qui, da questo posto paesaggistico e storico, molto forte con Napoli. Allora Massimo, ci hai chiarito bene dove sei, però adesso io ti chiedo, tu sei un napoletano che è partito da Napoli, si è trasferito lì ed è lì proprio per lavoro, oltre che per scelta di vita, no? Allora, io sono, diciamo così, come in lingua napoletana si direbbe o si dice Masparta, cioè mi divido tra la Provenza e Napoli, perché sì, in effetti per lavoro e in effetti porto avanti dei progetti didattici con le scuole qui in Provenza, dove insegno la lingua e la cultura e la storia napoletana. Massimo, oggi è il tuo onomastico, Sì, così si dice, a Napoli è in Provenza e San Massimiliano, e in tutto il mondo è San Massimiliano. Allora, Massimiliano, in qualche modo, come hai detto appunto, siamo molto legati, no, con la Provenza, per questi, come dire, frammenti di storia che si ripetono, che ritornano, eccetera. Però tu sei in questo momento impegnato in una cosa che, come dire, valorizza ancora di più la cultura napoletana e che succederà nei prossimi giorni. Vero? Sì, perché in effetti con la mia azione culturale, che si chiama, anche qui abbiamo fatto una lesione, cioè un legame tra il napoletano e il provenzale, Notre Naples a visionaire, cioè la nostra Napoli, la visionaria, cioè una Napoli che ha sempre anticipato, visto il futuro prima degli altri. In effetti porto avanti questi progetti culturali. Il più importante per noi, per la cultura napoletana, e in effetti il prossimo si concretizzerà l'11 e il 12 aprile prossimi, dove in effetti io con la mia associazione culturale Notre Napoli Visionaire e anche su Facebook andremo a diciamo così a confluire, quindi io diventerò socio fondatore insieme con chi in effetti vorrà associarsi. Abbiamo pensato veramente a quote veramente popolari e simboliche per l'associazione. Appunto, andremo a rappresentare per la prima volta la lingua napoletana e la cultura napoletana a livello internazionale. Ma sei un grande, sei un grande. Significa che infatti confluiremo in una alliance regionale delle lingue europee insieme ad altre identità linguistiche, e ci proporremo l'insegnamento, la promozione e la difesa da ogni tipo di discriminazione della lingua e della cultura napoletana ovunque. Bene, bene. Allora facciamo una cosa, Massimo, Massimiliano, io tornerò a collegarmi anche nei prossimi giorni con te. Ovviamente tu da questo momento devi far ascoltare a tutti a questi cari signori della Provenza Radio Amore Napoli. Già vi conoscono, e anzi siete già invitati a Mossan-les-Arpilles l'11 e 12 aprile,
non soltanto a seguire l'evento e a partecipare con grande letizia, avremo anche dei collegamenti Skype appositi per voi se vorrete partecipare, ma io parlerò anche in quella sede della vostra in effetti positivissima azione e grazie, lavoro. Grazie, grazie di cuore Massimiliano, un abbraccio e buona musica anche a te, continua a portare la cultura e la lingua napoletana lì e ovviamente in Provenza. Ovunque, 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 sperando di farlo anche a Napoli. Assolutamente sì, un abbraccio, ciao Massimiliano. A voi tutti. Ciao, Forza ciao, Radio ciao. Amore Napoli. Forza Radio Amore Napoli, ma che meraviglia.